Bene, eccoci qua di fronte a Fabrizio Asiatico, che è stato il trionfatore della giornata padel, delle tre giornate del Triathlon Rackets Termo, la prima edizione. Allora, hai giocato anche a tennis tu? No. No, solo padel. E col padel ieri dice che hai fatto uno spettacolo di partita, e hai vinto addirittura col maestro. Sì, buongiorno. Sì, ieri è stato un gran bel torneo. Come al solito Francesco e Matteo ci danno la possibilità di divertirci. Quest'anno hanno ideato questa bellissima formula della trilogia delle racchette. Sì, venerdì avrei fatto volentieri il torneo di tennis con mio figlio in doppio, che gioca, però lui era impegnato in un torneo e quindi purtroppo in contemporanea non, con la sua partita non siamo riusciti a partecipare. E ieri ho fatto il torneo con Gigi Olivieri, un ragazzo maestro, anche lui di Foggia, che ho conosciuto insomma da maggio quest'estate, abbiamo condiviso qualche partita di allenamento. Ieri era il primo torneo che facevo insieme a lui, mi sono trovata alla grande, abbiamo fatto la finale sì contro il nostro grande maestro Thomas e Carlos, è stata una partita molto avvincente, molto bella anche da un punto di vista tecnico, e ci siamo divertiti, eravamo partiti un po' male, eravamo sotto 4-0, poi abbiamo recuperato e abbiamo vinto questo torneo con enorme soddisfazione, quindi ci siamo divertiti. Senti Fabrizio, ma che cosa c'ha di magico per catturare tutti questi followers? Diciamo il padel. Questa è una bella domanda. Non so se ti ricordi un paio d'anni fa, due o tre anni fa, mi facesti la stessa domanda in occasione del primo torneo che ho organizzato in Via Asia, di 24 coppie, che era praticamente... Era in embrione agli inizi di questo sport che poi ha preso piede clamorosamente in tutta Italia, ma soprattutto anche a Termoli col Monclub e con altri centri che si sono creati. E dà la possibilità a tutti di divertirsi, a tutte le età, di tutte le tipologie di livello. Infatti il Monclub da questo punto di vista è all'avanguardia, perché Piero e Paolo hanno capito, hanno intuito che bisogna organizzare i tornei anche per livelli. Cioè, infatti noi quest'estate organizzavamo dei livelli per giocatori diciamo di più alto livello, facciamo diciamo così, poi intermedi, e quindi la gente si confronta anche con gente di suo pari livello e si diverte, e poi aggregativo, è bello, è uno sport avvincente. Beh vabbè, sì, veramente noi siamo fortunati perché avere Thomas nel nostro circolo è un valore aggiunto da tutti i punti di vista, prima di tutto da un punto di vista umano, perché lui è un ragazzo eccezionale, si mette sempre a disposizione con tanta umiltà, tanta passione, si allena con noi, ci dà tanti consigli, ci ha fatto migliorare da tutti i punti di vista. Poi è ovvio che quando te lo trovi di fronte è sempre difficile, e comunque batterlo anche in un torneo amatoriale ti dà una soddisfazione in più, però poi alla fine è sempre bello ritrovarci, lui si mette sempre in discussione, si mette sempre in gioco, dà la possibilità a tutti di fare i tornei con lui. Io ho avuto la fortuna e la possibilità di vincere due tornei con lui fuori dal Monclub a Lanciano, a Rozzu, e veramente è stata un'esperienza indimenticabile. Senti, adesso stai passando oggi, nell'ultima giornata di questo triathlon, stai passando dall'indoor al mare, alla spiaggia, sotto il sole cocente, sì, della giornata che è oggi. Vabbè, questa è la tua specialità, dove ti trovi anche meglio, mi sembra di aver capito, perché nelle altre occasioni hai anche primeggiato in questo beach tennis. Sì, beach tennis, ovviamente l'abbiamo praticato prima del padel, però a bocce ferme attualmente dico che preferisco molto di più il padel, sì. Però oggi è anche giusto giocare a beach tennis in questa splendida cornice che abbiamo, al sole, e divertirci. Oggi ho la possibilità e la fortuna di giocare con Piero. Quindi, per chiudere, permettimi una battuta, sì, che ti ricollega anche alla tua professione. Il padel è una causa vincente. Sì, diciamo così. Insomma, sì, dai, ci divertiamo. Insomma, io insomma, la vivo come una bella droga, perché insomma... Io ieri ho finito la partita, poi stamattina mi sono svegliato e ho detto
se qualcuno mi avesse invitato avrei volentieri fatto un'altra partita di padel. Magari tutte le droghe. Sì, la vivo così perché insomma veramente mi ha preso, ma come me tanti appassionati, e comunque è un crescendo anche, di sì, followers. Sì, e soprattutto il mondo femminile l'ha coinvolto tanto, e questa è una cosa molto bella. Grazie Fabrizio Asiatico. Grazie a voi. Buon proseguimento, e chissà che non riesca tu a essere il vincitore. Vediamo. Di tutto il triathlon. Ci divertiamo. Giocato in due, sì, peccato per il tennis. Grazie. Grazie a te.